diverse volte negli anni precedenti. Innanzitutto mi occorre una precisazione, non solo per la rete Ligure, quando parliamo di copertura telefonica dobbiamo distinguere la copertura telefonica delle telefonate d'emergenza, cioè quelle del 118, dei vigili del fuoco, dal traffico invece di linea ordinaria, che è quello che lei ha voluto evidentemente evidenziare. Quella d'emergenza è regolamentata da un decreto legislativo del 2006, il numero 264, che applica una direttiva della Comunità Europea del 2004 in materia di sicurezza per le gallerie e rete stradale transeuropea. Nel corso di precedenti incontri relativi all'attivazione di questo servizio di rete, soprattutto sul supporto al 118, la Regione Liguria ha messo a disposizione dei concessionari autostradali i propri ponti radio. Questo per consentire, quando dico proprio quelli della Protezione Civile Regionale, tanto per fare un esempio, e del servizio antincendio, questo per consentire di fare in modo che questa almeno comunicazione di emergenza possa comunque essere effettuata anche all'interno delle gallerie. Ponti radio che peraltro andremo a rinnovare presto, transitando dall'analogico al digitale, anche per avere poi una ricerca, una geolocalizzazione del personale nostro che si sposta soprattutto durante le emergenze. Per quanto riguarda invece le domande da lei poste nella interrogazione, su tutte le tratte abbiamo fatto una ricognizione, sentiti, diciamo, i singoli gestori, in modo che anche magari in una delle prossime riunioni di tavoli che sono certamente diversi, che sono tavoli che seguono le cantierizzazioni, ma che io possa in qualche maniera portare la sua interrogazione all'attenzione dei concessionari. Autostrada dei Fiori, per l'installazione degli apparati nel tratto della A10, compreso fra Ventimiglia e Savona, ad oggi non ha ancora effettuato i collaudi degli impianti di rete che sono stati installati, impianti che tra l'altro però non coprono ancora l'intera estensione dei tratti autostradali in galleria, hanno però in diciamo, attivazione i collaudi dei tratti già eseguiti. Analogamente risulta che SALT abbia avviato, ma non ultimato, i lavori di installazione lungo la A12 nel tratto compreso fra Sesto Levante e La Spezia. Per quanto riguarda invece ASPI, non si hanno evidenze di attività di installazione di impianti lungo la tratta Savona-Sesto Levante. Per quanto concerne la copertura del traffico telefonico ordinario, questo lo metto in più, ovviamente per dare un dato anche normativo, ad oggi non esiste un obbligo a carico dei singoli gestori telefonici direttamente, i quali possono decidere liberamente, questo è un tema evidentemente anche di più ampio respiro, oltre al mio assessorato, di installare o meno impianti dedicati alla galleria. Quello che farò è certamente portare al prossimo tavolo istituzionale un po' più ampio, quello diciamo dove siede anche l'assessore Benveduti, l'assessore Berino, la sua interrogazione a diciamo, valutazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e ovviamente di tutti i soggetti concessionari portatori di interesse in questa diciamo, suo appello che non posso che condividere. Grazie. Grazie, Assessore Giampedrone, per la replica Consigliere Natale. Grazie Presidente, grazie Assessore, soddisfatto della risposta. Questa interrogazione nasce, immaginavo che fosse già data attenzione, ma nasce dal fatto che in queste settimane si accompagnano dei disservizi di questa natura, di servizi appunto anche così di traffico intenso e quant'altro, e quindi molto spesso avere la telefonia, il segnale a disposizione permette anche di svolgere. Non tanto diciamo per il sottoscritto, ma per le intere categorie che si trasferiscono e che si muovono all'interno della nostra regione, di avere la possibilità comunque di continuare a lavorare. E quindi chiediamo di poter essere aggiornati se ci saranno degli sviluppi ai tavoli di cui lei faceva riferimento, e la ringraziamo per la risposta. Grazie.